Buongiorno e benvenuti a tutti voi nella nostra città. Porto i saluti anzitutto di Monsignor Francesco Beschi, il nostro vescovo impossibilitato ad essere qui. Il tema, l'obiettivo di questo convegno è apprezzabile, è evidente a tutti quanto sia importante. La tradizione cristiana, la tradizione biblica, non vede l'anziano solo come una fragilità da soccorrere e da assistere, anche, per carità, quando ce n'è il bisogno, ma soprattutto come una potenzialità da valorizzare. Pensate cosa sono i patriarchi, i profeti, queste figure meravigliose di anziani che dispensano sapienza a tutti coloro che ne hanno bisogno. Onora il padre e la madre, e poi tutte le figure che nella comunità, proprio per la loro esperienza, la loro saggezza, possono avere un messaggio importante da dare a tutti. Ma questa realtà poi la vediamo nel concreto, anche nel vissuto della nostra realtà ecclesiale. Permettetemi alcuni esempi velocissimi, alcuni flash, nei nostri oratori. Abbiamo spesso molte figure di anziani accanto ai nostri bambini, ragazzi, adolescenti, giovani, che sanno dare una carica enorme di entusiasmo ai ragazzi, ai giovani, sanno trasmettere messaggi importanti accanto a loro. Le nostre associazioni, il volontariato nelle nostre parrocchie, dove l'anziano davvero diventa fondamentale. Le scuole dell'infanzia, molte sono legate alle realtà ecclesiali, quante volte i nonni possono essere preziosissimi accanto ai loro nipoti, magari anche più dei genitori in alcuni aspetti, in alcuni ambiti. E allora lo sperimentiamo nel concreto della vita quanto la figura dell'anziano sia da valorizzare, da sostenere, come un tesoro prezioso a disposizione di tutti, una risorsa, appunto. E la diocesi, insieme al comune, all'ASL, all'università, sta costruendo anche qui a Bergamo un progetto molto interessante, Bergamo Longeva, probabilmente se ne accennerà anche in altri interventi, un bellissimo progetto che ha tanti obiettivi, direi in scala. A un primo gradino c'è allunghiamo la vita, creiamo benessere fisico, è importante, la longevità è un primo augurio che facciamo agli anziani, però da qui si inserisce subito un altro obiettivo, che è quello di un invecchiamento attivo, non solo un prolungamento, ma una vita buona, una vita da protagonisti dentro il vissuto sociale. Però mi permetto di aggiungere un altro obiettivo, ancora più alto. Lo dico con una parola, sapienza. Quando le esperienze di una vita, le conoscenze accumulate in tutto un percorso, magari lunghissimo, di tanti anni, arrivano alla sintesi e purificate dall'essenzialità che scarta tante cose di secondo livello, tante cose inutili. Quando ero giovane queste cose mi interessavano, adesso ho capito che. Quante volte l'anziano fa davvero una purificazione dicendo tante cose che prima ritenevo importanti. E allora esperienze, conoscenze, questa purificazione dell'essenzialità resta che cosa? Ciò che è più importante. Ciò che non può mancare, chiamiamolo pure sapienza. E il mondo ha bisogno di questa sapienza. I giovani hanno bisogno di questa sapienza. Ecco perché è importante valorizzare questo tesoro presente nella vita di ogni persona che, giunta alla terza età, non è chiamata all'emarginazione o alla passività, ma a mettere a disposizione di tutti questo tesoro di sapienza. Mi sto dilungando, ma consentitemi di concludere con un riferimento concreto, perché tante persone nella nostra mente, nel nostro cuore, incarnano le cose che ho appena detto. Ne cito una, un cittadino di Bergamo che è diventato cittadino del mondo, Giovanni XXIII. È partito da questa nostra realtà. Quando passa da un'intera vita passata in giro per il mondo, nella diplomazia,
alla vita pastorale, va a Venezia come patriarca, dice: inizio il mio ministero diretto alle anime quando altri lo finisce. Ma aspettavo di andare in pensione, consentitemi parole povere che traducono, e invece mi viene richiesto un servizio proprio adesso, quando altri ormai finiscono. Mai avrebbe immaginato che gli sarebbe stata chiesta una responsabilità così alta. Adesso chiedo a voi, ditemi, se una persona di quell'età abbia portato qualcosa di grande al mondo e non solo alla Chiesa, che carica di novità, pensiamo anche solo al Concilio. Abbiamo appena celebrato i 50 anni della morte e dell'apertura del Concilio, ci accingiamo a vivere la sua canonizzazione, direi che potrebbe diventare Papa Giovanni l'icona di questa sapienza di cui abbiamo parlato, che viene messa a disposizione di tutti. È l'augurio che facciamo ad ogni anziano. Ci auguriamo anche che questo convegno possa aiutare ad andare in questa direzione, come anche però il lavoro di Anla tutto l'anno, non solo il giorno del convegno. E ci auguriamo che nella nostra società bergamasca, ma anche dell'Italia intera, possa crescere la consapevolezza che c'è un tesoro prezioso che non possiamo lasciarci scappare. Grazie a tutti e buona giornata.